Ciao a tutti, oggi nuova recensione e quest'oggi andiamo a guardare un mazzo che prima o poi sarebbe sicuramente arrivato su questo canale, non poteva mancare. Si tratta di un mazzo di tarocchi che si chiama La saggezza della strega di Phyllis Currot, illustrato da Daniel Barlow e pubblicato in Italia, in italiano da Armenia. Specifico in italiano perché questo mazzo ovviamente in origine è stato pubblicato a livello internazionale in inglese, col nome Witch's Wisdom Tarot dalla Hay House. E in Italia invece Armenia l'ha pubblicato e onestamente ho preferito la versione italiana perché in generale è comunque un buon prodotto, però diciamo che presenta il vantaggio non discutibile di costare molto di meno. L'originale costava e costa tuttora credo più di 30 euro. Questo qua invece l'ho trovato su Amazon a 18 euro e qualcosa, quindi parliamo di 2/3 del prezzo. Presenta alcune differenze a livello di produzione, qualche piccolo difettuccio secondo me in rapporto alla edizione straniera, però in generale comunque resta un buon prodotto. Poi magari di queste differenze parleremo durante la recensione. Allora, il tema del mazzo ovviamente lo immaginate, parla di stregoneria. Phyllis Currot è un nome molto noto in chi segue la stregoneria. In particolare chi segue la sua tradizione, quella del Tempio di Ara, che è molto nota, molto seguita, non da me particolarmente, cioè io non sono un seguace, insomma, né sono un particolare ammiratore di Phyllis Currot, però diciamo che in generale non dice cose che non siano condivisibili a un certo livello, quindi comunque non la disprezzo assolutamente, anche perché non avrei comprato il suo mazzo altrimenti. Inoltre ho trovato molto carino lo stile del mazzo, insomma, le illustrazioni e il pensiero di fondo che c'è nella creazione di questo mazzo. Infatti, diciamo che pur portando il nome di Saggezza della Strega, in realtà non è un mazzo che secondo me parla espressamente solo di stregoneria. Diciamo che interpreta la stregoneria molto come visione della vita più che come pratica, secondo me, almeno questa è la mia impressione generale e poi ovviamente perché risulta essere un buon mazzo secondo me in generale come vedremo. Parliamo adesso un attimo degli aspetti più tecnici e anche estetici. Questa è la confezione, un po' grandicella però comunque un po' più piccola secondo me rispetto a quella della Hay House, credo che sia leggermente più piccola, però comunque vedete che rispetto al mazzo è un po' più grande, ciononostante ha un buono spessore, un buon materiale anche. È molto gradevole. Sul retro abbiamo una bellissima descrizione. Qui il prezzo è 19,50 euro, ma dicevo su Amazon credo costi 1 euro in meno. E poi ha la bellissima particolarità di essere fatta in questo modo, questa sorta di carrello cassetto estraibile col nastro. È molto simile alla confezione delle carte della strega che ho recensito tempo fa, sempre dell'Armenia, infatti sono. Credo che effettivamente siano create molto simili le confezioni. Quindi comunque c'è questo cassetto interno che ospita le carte in questo alloggiamento e poi sopra ci va il manuale che occupa esattamente lo stesso spazio della scatola, intendo, è un po' più grande delle carte, come vedete. Quindi la confezione mi piace, ovviamente il sistema a cassetto significa che messo in questo modo il cassetto scivola giù, però se noi lo teniamo verticalmente oppure orizzontalmente su uno scaffale non c'è problema, fa la sua figura. Va solo ricordato che questo cassetto non è magnetico, quindi viene via molto facilmente, scorre in maniera molto facile. In generale, comunque, mi piace questa confezione, è adatta alla dimensione del materiale interno, quindi è gradevole, ben fatta, bellina esteticamente, quindi fa anche la sua figura. Quindi, da questo punto di vista, mi piace. Adesso parliamo del manuale che guarderemo spero in maniera abbastanza approfondita perché è fondamentale per comprendere bene il mazzo. Se non avesse il manuale questo mazzo sarebbe un po' complesso secondo me o comunque un po' anche bizzarro se vogliamo. Allora, è questo qua legato in brossura come vedete. Aspettate che regolo un po' l'esposizione. Ok, rilegato in brossura dicevo e molto gradevole anche a livello estetico secondo me e presenta un buon numero di pagine. Credo che siano 181 pagine più alcune pagine bianche alla fine comunque. E adesso diamo un'occhiata a come è strutturato in bianco e nero e ovviamente porta un'introduzione che ci spiega un pochino come sono nati questi tarocchi. In particolare c'è spiegato il viaggio personale di Phyllis Currot nella scoperta di se stessa e della stregoneria come percorso di vita. Quindi è molto interessante questo. Poi ci spiega un po' il concetto di saggezza delle streghe. Ovviamente
Una volta tanto abbiamo appunto un'edizione italiana, un libretto in italiano, quindi questo è sicuramente un punto a favore. Del resto, una casa editrice italiana non poteva farlo altrimenti. Poi abbiamo una spiegazione generica della storia dei tarocchi, di come si sono evoluti nel corso degli anni, dei secoli. Diciamo che in questa sezione purtroppo c'è un errore molto importante. Vediamo se riesco a trovarlo. Aspettate un secondo, non vorrei. Ecco qua, praticamente qui, non so se riesco a farvelo leggere, viene citata come creatrice del mazzo Rider-Waite-Smith l'artista Patricia Smith. Questo è un errore gravissimo che c'è anche nella versione originale, credo. Ovviamente la creatrice dei disegni dei Rider-Waite-Smith non si chiamava Patricia, si chiamava Pamela Coleman Smith. Quindi è un errore grave, una svista voglio definirla. Però è grave che il correttore di bozze non l'abbia corretta, è grave che secondo me l'autrice stessa non abbia corretto questa cosa, perché appunto dimostra o da un lato o dall'altro poca conoscenza della storia dei tarocchi. Comunque, a parte questo, scusate, c'è la luce che sta cambiando. Ok, spero che vada meglio ora. Abbiamo poi una spiegazione su come sono divise le carte in semi, ovviamente. Vedremo che qui la divisione in semi si basa solo sugli elementi, quindi non abbiamo coppe, bastoni, spade e denari, bensì terraria, fuoco, acqua semplicemente. E poi una spiegazione degli arcani maggiori che qui sono modificati in maniera molto sostanziale, perché sono stati ristrutturati e rivisti proprio completamente. La sequenza è cambiata, molti nomi sono cambiati. Quasi come se fossero un sistema a sé, in effetti. E poi parleremo più tardi di come è stata fatta questa cosa. Poi c'è una parte su come utilizzare questo mazzo, quindi a partire da come consacrarlo e farlo proprio, come leggerlo poi. Per esempio, qui viene detto che le carte di questo mazzo non andrebbero lette a rovescio, ma soltanto dritte, almeno a detta dell'autrice. Poi come si può lavorare con le immagini e col testo oppure con solo uno o l'altro, poi alcuni tipi di viaggi che si possono fare perché queste carte sono state create a detta dell'autrice attraverso viaggi sciamanici o comunque viaggi mentali, diciamo, fatti sia da lei che dall'artista, quindi due viaggi per ogni carta fanno circa 156 viaggi, cosa che io non farei mai per nessun progetto, però a quanto pare lei dice di averlo fatto. E poi insomma come condurre una seduta divinatoria, alcune pratiche di visualizzazione che si possono fare, quindi è un mazzo che sembra essere creato non soltanto per la divinazione questo, abbiamo invocazioni, addirittura incantesimi che si possono fare e poi le stese con una carta, con tre carte e poi una con 10 carte che sembra quasi una variante della croce celtica, però in realtà di fatto prende le carte laterali e le mette semplicemente in posizioni che sono attribuite agli elementi. E poi dopo questa sezione abbiamo semplicemente la parte in cui vengono spiegate le carte. Qui c'è una filastrocca in rima. Si parte dagli arcani minori che sono ordinati nella sequenza aria, fuoco, poi credo acqua e poi per finire terra. E per ognuno praticamente abbiamo nessuna illustrazione se non per la pagina iniziale, quindi non è comodissimo per studiare le carte se non le abbiamo con noi, quindi è un manuale che dobbiamo tenere sempre insieme alle carte in fase di studio perché altrimenti non ricorderemo bene l'illustrazione, a meno che non le impariamo a memoria. Comunque abbiamo fondamentalmente quattro sezioni per ogni carta. Intanto c'è il titolo con un sottotitolo poi che la descrive. Poi c'è la parte chiamata saggezza, che spiega più o meno cosa è stato voluto comunicare con la carta. Poi l'essenza, che ha un significato molto sintetico. Il consiglio, quindi qualcosa che possiamo fare per sfruttare il significato della carta. E poi la magia, questa è la cosa più simpatica secondo me. C'è un piccolo incantesimo, ma piccolo nel vero senso della parola, nel senso che sono piccoli gesti quotidiani che possiamo fare, non sono veri rituali. Comunque ce n'è uno per ognuna delle carte, vedete? Quindi ognuna delle 78 carte possiede il messaggio principale, quello sintetico, il consiglio e poi il piccolo incantesimo.
Quindi si va avanti così per tutti gli arcani minori, che in questo mazzo sono stati concepiti prima dei maggiori, quindi per questo compaiono prima anche nel manuale e anche nel modo in cui sono ordinate quando acquistiamo il mazzo. Dopodiché si parla degli arcani maggiori, che sono indicati appunto in modo diverso, con nomi diversi, a volte sequenze diverse. E anche in questo caso abbiamo la saggezza, l'essenza, il consiglio e la magia. In questo caso per ogni arcano maggiore c'è più materiale. Invece per i minori era una paginetta, qui parliamo di due pagine in genere, o una pagina e mezza. Quindi abbiamo questo, e poi alla fine anche un ordine degli arcani maggiori che ci spiega appunto come sono stati modificati. Diciamo che per facilità il discorso possiamo dire che gli arcani maggiori sono stati invertiti. Quindi, per esempio, invece di cominciare dal matto, questo mazzo comincia col mondo. Poi ci sarebbe il mago, ma qui c'è il giudizio, che sarebbe chiamato però l'iniziazione. Poi si mette col sole, la luna, la stella, il diavolo che diventa il dedalo, anzi la torre, scusate, il diavolo diventa l'antenata, la temperanza diventa la guarigione e così via. Però sono presentate in forma invertita. Questo può creare un po' di confusione se noi cerchiamo di guardare, secondo me, l'equivalenza fra gli arcani. Secondo me è molto più semplice trattare questi arcani come un sistema a sé, quindi non cercare di farli combaciare troppo con gli arcani classici. Comunque, alla fine poi sono anche i contatti dell'autrice e dell'illustratrice. Purtroppo ci sono i link qui, ma accanto ai link non viene indicato il social, quindi per esempio non si capisce quale è Twitter, quale è Instagram, quale è Facebook, per esempio, che mancano i simboletti, però in generale comunque basta una piccola ricerca online oppure andare sul sito ufficiale. Poi sono anche i contatti del Tempio di Ara e altri libri di Phyllis Currot. Poi c'è una biografia di Phyllis Currot e una sull'artista, Daniel Barlow. Poi l'indice, molto utile se vogliamo andarci a cercare i vari significati, soprattutto non tanto dei minori che sono facili da trovare, ma quelli dei maggiori, proprio perché appunto l'ordine è diverso. In questo caso torna molto utile l'indice se vogliamo cercare un riferimento. Adesso, visto il manuale, direi che comunque è fondamentale per utilizzare il mazzo, perché appunto molte cose, come dicevo, sono modificate rispetto a un tarocco classico, anche semplicemente rispetto a un rider al quale comunque questo si ispira. Molte cose sono diverse, quindi è bene che il manuale ci sia, è bene che sia in italiano perché faciliterà molto le cose a chi non conosce l'inglese, anche se comunque non sono concetti complicatissimi, quindi comunque anche un inglese scolastico basterebbe leggere bene l'originale. Purtroppo c'è qualche piccolo difettuccio, c'è l'errore di Patricia Smith che secondo me è imperdonabile. I contatti sono scritti senza i simboli, quindi una piccola svista, diciamo che non toglie nulla al prodotto, però fa pensare che la traduzione sia stata fatta a livello anche di impaginazione, forse un po' di fretta, però comunque ecco, in generale è un buon libretto. Visto che c'è anche qualche refuso qua e là, non ho letto tutto, però qualche errorino l'ho trovato, quindi penso che debba essere rivisto un attimo a livello di produzione, semplicemente il contenuto del libretto, però a livello di qualità del contenuto ci siamo, è esattamente quello che serve e molte di queste carte sono affascinanti per come sono state impostate. In generale, diciamo che la differenza di questo mazzo rispetto a un tradizionale è che, specialmente nei maggiori, è stato concepito come un viaggio, no? E fin qui ci siamo, però è un viaggio appunto invertito rispetto al tipico viaggio di tarocchi, laddove il matto comincia nel mondo fisico e poi si eleva nel mondo spirituale, quasi abbandonando quindi il nostro mondo. Qui abbiamo l'opposto, qui ci allontaniamo dal mondo spirituale e ci addentriamo sempre più in basso nella materia, quindi o comunque nel mondo fisico. Il che è altrettanto spirituale, secondo me. Diciamo che il viaggio degli arcani maggiori in questo mazzo è molto equivalente a quello che è un viaggio sciamanico, no? In cui si va nel mondo di sotto, letteralmente. Ma questo poi lo vedremo man mano adesso con le carte. Parlando delle carte, affrontiamo un attimo un aspetto più estetico-tecnico. Questo è il retro, molto bellino, e credo che sia uguale a quello internazionale, diciamo. Credo che anche le dimensioni siano simili. Però poi vedremo che c'è un altro problemuccio per quanto riguarda il fronte, ma ci arriveremo. Per quanto riguarda le dimensioni, comunque, rispetto a un Tarocco Rider, sono appena appena più grandi in altezza e poi considerevolmente più larghe. Quindi lo stesso potremmo dire se le rapportiamo
ha una carta tipica dello scarabeo, quindi sempre la stessa differenza sia in altezza che in larghezza, pressappoco. In generale è una dimensione che ricorda più quella di un oracolo, e invece per quanto riguarda la consistenza sono un po' più flosce sicuramente dell'edizione internazionale, perché il cartoncino della Hay House è decisamente più spesso, e lo vedo anche dallo spessore del mazzo in se stesso. Si vede a occhio nudo che questo qua è spesso più o meno quanto un vecchio mazzo dello scarabeo. Scusate se continuo a cambiare l'esposizione, ma ho la luce che si modifica continuamente qui. Dicevo, lo spessore somiglia molto più a mazzo vecchio dello scarabeo, invece in originale le carte della Hay House sono molto più spesse di un tarocco US Games, per rendere l'idea, quindi sicuramente questo cartoncino è molto più sottile e quindi anche un po' più floscio e flessibile. A me non dispiace, però mi sarebbe anche piaciuto avere magari il cartoncino della Hay House, che io personalmente comunque apprezzo perché trovo che sia buono. Detto questo, adesso vorrei passare finalmente al fronte delle carte, perché è un quarto d'ora che stiamo parlando solo di questi aspetti di produzione. Io ho già tinto i bordi del mazzo di questo color pesca, chiaramente arrivano bianchi, però lo sapete, io lo faccio sempre molto spesso anche prima di recensire un mazzo. Adesso ci avviciniamo e guardiamo un po' gli arcani. Io comincio dai maggiori, semplicemente perché è una mia tendenza, preferisco così, però in questo mazzo arrivano prima i minori come ordine, diciamo. Come dicevo, comunque, è dal mondo che partiremo. Notate che sono senza cornice, questo anche nell'originale, ed è molto apprezzabile secondo me, perché ci permette di apprezzare benissimo il disegno, i colori, l'arte comunque, che è veramente gradevole. Credo che siano disegni a penna o matita, poi colorati con gli acquerelli, ma molto molto a fondo e con precisione. Abbiamo una barra bianca, che non occupa tutta la larghezza della carta, però comunque è ben visibile, col nome scritto in caratteri molto chiari, con il numero, quindi perfetto secondo me. Purtroppo un difetto di queste carte è che sono zoomate rispetto all'originale. Se possibile, proverò a mettere di qui di fianco l'equivalente almeno di questa carta, per farvi notare come la carta originale, l'illustrazione originale, nel mazzo internazionale, insomma, risulta essere un po' più lontana l'immagine, invece qui un po' più zoomata. Questo significa che a volte in questo mazzo vedremo alcuni dettagli che un pochino si perdono perché finiscono oltre le cornici oppure sotto la barra bianca. È una sciocchezza, però è una differenza che mi sentivo di farvi notare comunque, perché appunto, specie nei minori, può far perdere qualche piccolo dettaglio. Ad ogni modo, questa è la carta del mondo. Ricordatevi che qui partiamo quindi dalla fine del mazzo tradizionale, poi ci addentriamo all'indietro. Quindi partiamo dal mondo e poi proseguiamo con quello che sarebbe il giudizio, ma qui è chiamato l'iniziazione. Notate quindi che è molto diverso l'aspetto. Una cosa bella di questo mazzo è che personaggi diversi nelle carte in realtà rappresentano la stessa anima che compie un ciclo di reincarnazione, potremmo dire, e lo vediamo da questo ciondolo che il personaggio indossa, quindi ritroveremo lo stesso ciondolo indosso a persone diverse che però rappresentano lo stesso spirito in viaggio. Compaiono anche degli animali guida qui, che sono spiriti incontrati proprio dall'autrice e dall'illustratrice nei loro viaggi, così dicono. Poi abbiamo il sole, ecco il ciondolo che vi dicevo, no? Che rappresenta la mezza mela classica con la stella, molto noto come simbolo a chi pratica la stregoneria. Poi abbiamo la luna. Alcune carte risultano un po' più classiche, vedete? Poi la stella, il ciondolo, vedete? Poi il dedalo che corrisponderebbe alla torre, lo possiamo capire dal fulmine in questo caso, però il significato chiaramente cambia molto, no? Abbiamo quel senso di labirinto qui. Poi l'antenata che sostituisce il diavolo, e quindi anche il significato cambia molto, come potete immaginare. Poi la guarigione che sarebbe la temperanza. Poi la rinascita che sarebbe la morte in realtà. Diciamo che questo mazzo riprende molto, secondo me, quello che è il sistema usato nel Dreams of Gaia Tarot. Anche lì avevamo i maggiori con un sistema di nomi e un ordine diverso. Poi l'offerta sarebbe, credo, l'appeso, almeno se rispettiamo l'ordine. Poi l'equilibrio, presumo sia la giustizia. La ruota della vita, ovviamente, è la ruota. Lo sciamano che corrisponderebbe all'eremita. Chiaramente non l'ho detto, ma
la tradizione di Ara in generale è molto legata allo sciamanesimo, proprio tutto il percorso di Phyllis Wurt è proprio basato molto su questo tipo di pratiche, però unendole a quella che invece è la stregoneria propriamente detta. Poi c'è la forza, che non cambia nome in questo caso, e anche visivamente è molto simile, sebbene più affollata. Poi c'è il viaggio, che corrisponderebbe al carro, presumo. L'amore corrisponderebbe agli amanti, ma qui è visto in maniera molto più universale, non è fra uomo e donna, fra uomo e uomo, donna e donna, ma è fra la donna e il suo animale totem oppure animale di potere, non so in questo caso cosa si sia inteso. Comunque è sicuramente un amore più universale, non è semplicemente amore romantico. Poi c'è il custode della saggezza, che sarebbe lo Ierofante o il Papa. Il guardiano, che sarebbe l'imperatore, e qui più o meno ci siamo. La grande madre, che ovviamente è l'imperatrice. La sacerdotessa non cambia nome ed è molto intuibile comunque chi è. Mi piace che comunque questo mazzo, vedete, è molto diverso in termini di etnie, di corpi, di genere, molto molto inclusivo. E poi al posto del mago abbiamo il consiglio di tutti gli esseri, quindi è una carta che ora ho visto bene come giudizio, questa qui, quindi più o meno come posizione ci siamo. E poi quello che sarebbe il matto qui è la pellegrina, messa alla fine, anche se il numero è 0. Quindi questi erano gli arcani maggiori, diversi, ma comunque ci si può lavorare più o meno in maniera equivalente, secondo me, ai classici arcani maggiori. Semplicemente trovo che abbiano senso una volta studiati dal manuale. Passando invece ai minori, cominciamo col seme di aria, che corrisponderebbe alle spade. In questo caso l'asso ritrae un'arpa fatta di ossa, perché è molto legato al concetto di suono, di canzone, di voce anche. Poi il 2, molto carino. In queste carte abbiamo l'elemento numerico, però ovviamente non si esprime attraverso i simboli dei semi, come dicevo, si esprime proprio in rapporto all'elemento. In questo caso il 2 ci fa pensare ai due polmoni, sia i nostri ma anche i polmoni verdi, e poi si esprime attraverso i fiori a coppie, questa coppia di uccelli qui. Il 3 di aria qui si esprime attraverso questi tre aironi, il 4 attraverso i 4 alberi, e così via, non sto a ripetermi. Il 5 abbiamo questi gufi, però abbiamo anche quel senso di... un po' tutti i 5 in questo mazzo rispettano l'idea che il 5 è uno dei numeri peggiori, quindi c'è la discesa proprio a livello più basso, e poi c'è una ripresa. Infatti in questo 6 di aria sembra essere molto più positivo, infatti. Poi abbiamo il 7 con la classica scala della strega, l'8, poi il 9 e poi il 10. Poi abbiamo le carte di corte, che pure sono modificate in questo mazzo, sia nell'ordine sia per quanto riguarda diciamo il modo in cui sono fatte. Per esempio al posto dei paggi abbiamo i messaggeri, che credo siano sia maschi che femmine. Poi abbiamo non i cavalieri ma la strega, che in questo caso è sempre femmina, però corrisponde di fatto all'energia del cavaliere, se vogliamo. Poi abbiamo al posto della regina e del re l'artigiano e la dea, quindi il personaggio maschile viene messo prima e quello femminile poi viene messo in fine. Ovviamente il tempio di Ara comunque credo che sia una tradizione comunque improntata molto sul femminile, quindi è giusto dare almeno in quest'ottica il posto d'onore, se vogliamo, alla figura femminile, almeno credo che abbia senso in questo contesto. Quindi quello che sarebbe il re qui è l'artigiano, e quello che sarebbe la regina è la dea. Adoro questa immagine, penso che sia la mia carta preferita di tutto il mazzo, e se la paragoniamo alla regina di spade, una delle mie preferite probabilmente. Passiamo quindi al fuoco, questo è l'asso, con quell'idea di forgia. Poi abbiamo il 2, il 3 di fuoco, ecco quello che dicevo, in questo caso questi fuochi fatui, il terzo qui si perde un pochino leggermente dietro la scritta, proprio perché le immagini sono zoomate, lo vedremo anche con altre carte. Questo è il 4, molto bellino, poi il 5, il 6, 7 di fuoco. Queste qua, vedete, molte di queste carte in realtà sembrano discostarsi un po' dagli arcani minori classici che conosciamo, quindi anche in questo caso penso che sia importante leggere l'aspetto numerico in rapporto all'elemento, ma anche fare riferimento al manuale comunque. Questo è l'8 di fuoco, poi il 9, il 10, anche in questo caso vedete
le immagini qui un pochino sono coperte, non tantissimo però non risulta immediato, ecco. Per fortuna la scritta è molto chiara, quindi quello aiuta. Per le carte di corte abbiamo il messaggero del fuoco, poi la strega del fuoco, l'artigiano del fuoco e la dea del fuoco. Questa qua è un ovvio riferimento a Baba Yaga, che posso soltanto apprezzare, quindi. Passiamo quindi alla terra con l'asso, adoro questo sacchetto con queste erbe magiche, è perfetto secondo me. Poi il 2 di terra, poi il 3, poi il 4, adoro l'immagine delle pietre dei menhir, insomma. Poi il 5, molto forte come immagine questa, però anche molto efficace secondo me. Il 6, con le lucertoline carinissime. 7 di terra, ecco, in questo caso vedete qui per esempio abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e credo che il settimo cervo è qui, sì, però uno di questi cervi praticamente è mortificato alla grande e si nota appena, c'è solo il suo muso qui. Invece nell'immagine originale, anche in questo caso, ecco, voglio provare a mettervela qui in sovraimpressione così magari se la trovo sempre, riesco a rendervi l'idea di come l'originale abbia le immagini molto più complete. Questo è un po' un peccato. Comunque, poi abbiamo l'8 di terra, il 9 e poi il 10. Bellissima immagine questa. Poi abbiamo la messaggera di terra, la strega della terra, l'artigiano, che qui sembra non esserci, ma in realtà, se guardate da lontano, specialmente abbiamo la maschera dell'uomo verde, quindi ci sta benissimo per un re dell'elemento terra. E poi la dea della terra. Quindi passiamo all'asso di acqua, al 2 di acqua, il 3, poi il 4, 5 di acqua. Anche in questo caso, qui si nota appena praticamente, ma il quinto elemento sarebbe la testa di uno degli orsetti in questo riflesso. Praticamente abbiamo la famiglia qui che sta in piedi sul ghiacciaio e poi qui il rovescio, no? E qui dovrebbe esserci in realtà un altro degli orsetti, non so da quale lato, che però dovrebbe essere visibile, però l'immagine è stata tagliata ancora una volta, quindi risulta perso questo dettaglio. Comunque in questa carta è molto bello che da un lato li vediamo comunque ancora ben nutriti, dall'altro invece affondano, sono denutriti, quindi è una carta insomma che riassume molto bene il senso del 5 di spade, cioè di coppe secondo me. Poi proseguendo abbiamo il 6 di acqua, poi il 7, nel quale presumo che l'elemento rumerico sia rappresentato da questi fiumi, penso che sia un paesaggio tipo la savana questo. Poi abbiamo l'8 di acqua con queste simpaticissime tartarugine e poi il 9 di acqua con i salmoni. Il 10 di acqua, non ve l'ho detto finora, ma ovviamente immagino che l'abbiate capito. Tutte le carte da 1 a 10 non presentano persone, ma solo animali. Questo perché, appunto, nei loro viaggi sciamanici, l'autrice e l'illustratrice hanno incontrato spiriti sotto forma di animali. Poi, per quanto riguarda invece i cani maggiori e le carte di corte, chiaramente la cosa è diversa perché hanno dovuto esplorare gli archetipi in modo differente. Quindi, vediamo la messaggera dell'acqua. Poi la strega dell'acqua, l'artigiano dell'acqua, che presumo sia uno sciamano che fa una danza della pioggia, e per finire la dea dell'acqua, bellissima con questa idea di fertilità, di tutto praticamente, come una dea madre dell'oceano, potremmo dire, bellissima. E questo conclude il nostro tour delle carte. Non mi sono dilungato troppo, spero, perché volevo comunque mostrarvi le carte in fretta, senza perdere troppo tempo come a volte faccio. Adesso torniamo su e guardiamo come si mischiano. E mentre le mischiamo, diciamo che in generale le mie impressioni sono buone sull'arte, su come è stato impostato il mazzo, sulla sua usabilità, diciamo. Mi dispiace appunto alcune cose, tipo che il cartoncino sia diverso, anche se resta buono secondo me, e poi che purtroppo alcune illustrazioni sono troppo zoomate, quindi si perde qualche dettaglio rispetto all'originale. Adesso vediamo
come viene il Riffle Shuffle, e viene ottimamente. Quindi da questo punto di vista il fatto di avere un cartoncino più sottile e flessibile sicuramente può risultare un vantaggio, anche se secondo me il cartoncino della E-House, pur essendo più spesso, comunque si mescolerebbe bene, quindi non è una cosa che, insomma, non era fattibile. Ops, questo qui mi è venuto un po' meno bene, aspettate che ci riprovo, ma giusto per assicurarci di mescolarlo a dovere per la parte seguente della recensione. Vediamo se stavolta viene meglio, e dovrebbe. Ecco qua. Quindi sì, se si fa bene, viene bene. Ok, adesso diamo solo una rapida mescolata da mano a mano, per vedere, insomma, anche da questo punto di vista non è male, non si formano eccessivamente dei mucchietti appiccicosi, e quindi non c'è male, devo dire. Si poteva fare sicuramente di più, però teniamo anche conto del fatto che parliamo di una casa editrice che non pubblica sicuramente mazzi a tutto spiano come altre, e poi parliamo di un prodotto che costa un po' di meno, quindi comunque ci sta che non competa con l'originale al 100%. Secondo me comunque è un buon compromesso questo. Adesso per concludere vorrei dare un'occhiata a come si presenta il mazzo in una stesa ipotetica. Adesso alzo ancora un po' l'inquadratura, senza esagerare però, così mettiamo più carte possibili. Penso che ne metteremo 6 stavolta, perché sono un po' più larghe queste rispetto a un tarocco standard, come dicevo. Anzi, forse ne metteremo 5, sì, perché altrimenti è tutto troppo affollato. Io per esempio un mazzo del genere, per le sue dimensioni, lo utilizzerei solamente in una serie da 3 carte, proprio per questioni di spazio, semplicemente. Però comunque, adesso ne mettiamo una decina almeno, per darvi un'idea di come appaiono tutte quante insieme. In generale, il fatto di essere senza bordi, grandi, con delle scritte molto chiare, le rende molto identificabili, quindi per quanto riguarda il colpo d'occhio, anche in una stesa piuttosto affollata, direi che non c'è male, sono molto gradevoli, si presentano bene. Probabilmente non è facile distinguere al colpo d'occhio in base ai colori, per esempio, perché tutte le carte più o meno presentano palette molto simili, quindi non esistono semi con colori molto predominanti, ad esempio. Quindi è molto meglio guardare le carte una per una e guardare i nomi, semplicemente. Però anche così si riconoscono, quindi abbiamo 3 carte di aria qui, 2 di acqua, anzi 3 qui, 2 di fuoco qui e poi 2 arcani maggiori. Quindi non è una cosa proibitiva in termini di tempo identificare le carte. Dal punto di vista estetico, l'arte di Daniel Barlow mi piace. Non è precisa o dettagliata come altri artisti, secondo me, però si difende molto bene. Trovo che sia uno stile molto gradevole, trovo che sia appropriato al tema trattato dal mazzo, perché ha quel sapore molto terreno, molto naturale, molto sciamanico. Quindi in questo è stato fatto veramente un buon lavoro proprio a livello artistico. Trovo che comunichi bene ciò che deve comunicare in rapporto a ciò che è scritto nel manuale, quindi è evidente che la collaborazione tra artista e autrice è stata produttiva in tal senso. Le due hanno saputo comunicare bene, creando qualcosa di molto gradevole, molto bello e ben fatto, secondo me. Quindi in generale sono soddisfatto. Trovo che questo mazzo vada bene intanto per chi segue la tradizione del Tempio di Ara, perché si tratta di argomenti che proprio sono vitali in quella tradizione. In generale penso che vada bene questo mazzo per chiunque pratichi una spiritualità di tipo Wiccan, oppure comunque di stregoneria moderna, contemporanea, quindi forse non stregoneria tradizionale, però comunque anche alcune cose tipo la raccolta delle erbe, gli incantesimi ritratti, la simbologia degli animali, sono cose che comunque possono parlare, diciamo, anche a chi pratica un tipo di spiritualità un po' più selvatica e più antica di quella assimilabile invece alla Wicca moderna. Forse non è immediato come sistema per chi è più un purista del tarocco, perché qui sarà fatta proprio una rivisitazione del sistema. Si sono cambiati i nomi delle carte, l'ordine, le scene, chiaramente, non tutte quante rispecchiano il tarocco rider. Alcune sembrano essere completamente insensate se le guardiamo rispetto al tarocco rider o ai tarocchi di Marsiglia. Però comunque
in generale trasmettono quel senso che secondo me devono trasmettere, quindi comunque è una questione proprio di gusti alla fine. Se una persona è molto a suo agio con tarocchi più classici, questo qui forse potrebbe essere un po' una sfida. Se invece siamo persone più aperte, questo qua potrebbe essere molto interessante. Trovo che sia molto utilizzabile per l'introspezione, quindi non necessariamente per uno scopo predittivo, e questo lo spiega anche l'autrice, insomma, che il tarocco è preferibile anche per altre attività. Mi piace molto che sia stato proposto anche l'uso magico, però molto semplice, aperto a tutti quanti, quindi nulla di complicato o che richieda di essere iniziati a qualche tradizione, ma sono piccoli gesti quotidiani che con le carte o senza possiamo fare tutti quanti. Quindi in questo senso il libretto, per esempio, si può usare anche come piccola guida magica oppure come forma di bibliomanzia se vogliamo un consiglio da seguire, ad esempio. Quindi in generale comunque penso che sia un buon prodotto. Lo sconsiglio forse a chi vuole cose particolarmente elaborate, perché comunque qui il tipo di elaborazione fatta è più nel sistema che non nel prodotto. Lo sconsiglio forse in termini di collezionismo, perché se si vuole questo mazzo da collezione è meglio prendere secondo me la versione internazionale, che costa un pochino di più, ma non eccessivamente. Ed è fatta meglio, sia nel manuale che credo porti anche qualche illustrazione in più, ma non sono sicuro. Però la carta è migliore, non c'è questo effetto zoomato che perde qualche particolare. Poi un'altra differenza è che la versione internazionale include anche un sacchettino molto bello che si può usare per le carte oppure per altre cose, però è fatto veramente molto bene, molto gradevole. Quindi ecco. Dal punto di vista del prodotto, forse è preferibile la versione internazionale. Io ho preso questa in italiano così perché mi andava ad averla e perché volevo spendere un po' di meno e perché ogni tanto è bello leggere qualcosa in italiano, ecco, perché molto spesso io compro i mazzi in inglese e molto spesso le persone mi chiedono: ma questo mazzo non c'è in italiano? Questa volta posso proporvi qualcosa che c'è anche in italiano, quindi spero di farvi cosa gradita con questo. Quindi adesso vorrei chiudere perché siamo quasi a 40 minuti di recensione, non voglio asfissiarvi con le mie chiacchiere. Fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se vi interessa questo mazzo, se ce l'avete, cosa ne pensate, insomma, qual è la vostra opinione. Se avete qualche mazzo simile da consigliarmi, per esempio, cose del genere. Io penso che questo qua sarebbe interessante da usare in accoppiata con le carte della strega di Sally Morningstar, perché sono non proprio uguali, ma simili nello stile comunque. Per le tematiche trattate e anche un pochino per come si presentano, quindi potrebbe essere interessante come cosa per accoppiare tarocco e oracolo. E poi comunque fatemi sapere in generale se avete domande, richieste, curiosità di ogni genere, fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, io vorrei chiudere adesso, ripeto, solamente vi ricordo come sempre che nell'info box vi lascerò magari il link ad Amazon per guardare la versione originale. E poi anche il link per comprare questo mazzo qui in italiano. Poi vi lascerò il mio link di PayPal se volete contribuire al canale facendo una piccola offerta di un caffè, letteralmente. Oppure se volete contribuire al canale acquistando un mazzo, vi lascerò anche la mia Amazon wishlist. E poi vi lascio come sempre anche i miei contatti social se volete contattarmi in privato per un consulto. Detto questo, adesso noi chiudiamo veramente. Io vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia e ci vediamo spero presto con un altro video. Ciao!